Oggi parliamo di Wiko Wim, il nuovo top di gamma del produttore francese, uno smartphone piacevole e ben costruito, con una solida scheda tecnica, c'è anche tanta autonomia. Non manca l'ormai onnipresente dual camera, una fotocamera che richiede un po' di attenzione per essere sfruttata al meglio, che forse ha bisogno anche di una piccola messa a punto. Il nuovo Wiko Wim costa 399 euro, si va quindi a inserire in una fascia di mercato estremamente competitiva. Andiamo a conoscere come funziona sul canale YouTube di Cellulare Magazine. Ed eccoci allora a conoscere il nuovo Wiko Wim, il nuovo top di gamma del produttore francese. Uno smartphone ambizioso con una scheda tecnica ben strutturata, ma anche con tanti argomenti da approfondire. Mi è piaciuto molto dal punto di vista estetico, perché è vero, forse il design non è originalissimo, ma ci sono alcuni aspetti della finitura che trovo molto piacevoli. Abbiamo la scocca in metallo, ma soprattutto il cover posteriore. Il cover è in materiale plastico e purtroppo tende a trattenere con un po' troppa facilità le ditate, ma questa particolare verniciatura anche in questa colorazione tipo verde petrolio, che come potete vedere crea questi effetti molto piacevoli in base all'incidenza della luce, regala davvero un tocco di esclusività a questo smartphone, che cerca senza dubbio di essere esclusivo anche nella sua fascia di mercato. Ci sono poi degli altri aspetti che vediamo di approfondire via via. Intanto vi do il ben ritrovato sul canale YouTube di Cellulare Magazine e vi saluto, sono Ivan Paparella. Partiamo dal display, dove troviamo un pannello AMOLED con diagonale da 5,5 pollici, risoluzione Full HD 1080x1920 pixel, un display che conserva alcune caratteristiche strutturali di pannelli AMOLED con dei colori forse un filino troppo contrastati, che in questo caso ogni tanto tendono ad avere una leggera degradazione in base alla presenza della luce, a quanto incliniamo il display. Nel complesso però le immagini sono sempre ricche di enfasi e il display è piacevolissimo da osservare. Molto molto bene la capsula auricolare, il suono è molto alto, molto pulito, mi è piaciuto tantissimo questo smartphone durante la conversazione telefonica. Bene anche la fotocamera frontale, 16 megapixel in sensore, ottima per i selfie. Nella parte inferiore abbiamo i pulsanti di dialogo con il sistema operativo che Android nella sua release 7.1.1. Ovviamente tasto home, tasto di ritorno e multitasking, c'è un pulsante fisico cliccabile che incorpora anche il fingerprint, che ha anche una discreta precisione. Spostiamoci sul profilo, siamo sotto gli 8 mm, circa 160 grammi il peso. A destra abbiamo il pulsante di accensione e un carrellino che ospita la scheda micro SD per espandere la memoria. Nella parte inferiore, connettore micro USB, altoparlante di sistema, jack per le cuffie e il microfono principale. A sinistra abbiamo il controllo del volume e un altro carrellino che ospita due nano SIM, una cosa che mi è piaciuta molto, la presenza del sistema doppia SIM, ma anche la possibilità di espandere la memoria a prescindere o no dalla presenza della seconda SIM. Nella parte superiore c'è soltanto il secondo microfono. Il cover, vi dicevo prima, è in materiale plastico, non è removibile, ospita una batteria da 3200 mAh, una batteria piuttosto generosa nell'amperaggio. Il reparto hardware, che tra poco vi descrivo, funziona piuttosto bene, è piuttosto reattivo, ogni tanto tende leggerissimamente a scaldare. Il risultato però è un'autonomia molto buona, non è un'autonomia monster di quelle che vi permette di arrivare magari nella seconda giornata di utilizzo, ma arrivate a sera senza il minimo problema. Ecco qui uno degli elementi cardine della proposta di questo nuovo Wiko Wim: la fotocamera, o meglio la doppia fotocamera. Abbiamo due sensori di origine Sony da 13 megapixel, uno a colori, uno in bianco e nero nativo, possibilità di girare video in 4K e presenza anche del doppio flash LED. Poi andiamo a vedere come funziona questa fotocamera. Velocemente il reparto hardware, apriamo CPU Z che deve ancora aggiornarsi, tanto da rilevare il processore come la versione 625 Qualcomm Snapdragon 625, che è il processore dello scorso anno. In realtà abbiamo il 626, un processore octa-core che può girare a oltre 2 GHz con la GPU Adreno 506, ben 4 GB di memoria RAM e 64 GB di archiviazione. Come vi dicevo poco fa, potete anche espandere lo storage con schede micro SD. Naturalmente c'è il wifi, il bluetooth e il GPS, che funziona davvero molto bene, l'ho usato anche in questi giorni per degli spostamenti neanche brevissimi. Naturalmente c'è anche supporto per le reti LTE con download fino a 300 megabit. Wiko ha personalizzato in maniera non pesantissima il sistema operativo, lo vedete dalla grafica delle icone, che è leggermente diversa, ma poi entrando
nel paragrafo delle impostazioni vi rendete conto che la distribuzione di Android è molto vicina a quella stock. Tra le cose particolari vi segnalo la ottima e semplicissima gestione del sistema Dual SIM. Ovviamente c'è la possibilità di gestire l'impronta digitale in maniera estremamente, estremamente semplice, ma cosa interessante, ci sono diverse cose interessanti inserite da Wicon nel sistema. Vi segnalo ad esempio la possibilità, facendo un movimento verso sinistra dalla home page, di avere questo aggregatore di informazioni, le applicazioni che utilizzate con maggiore frequenza, un aggregatore di notizie, la possibilità di visualizzare il meteo, ma potete far comparire anche il vostro calendario, la gestione delle notifiche, tutte in un unico pannello. C'è poi un'altra cosa che mi è piaciuta molto dell'interfaccia, o meglio dell'interfaccia del carico tecnologico che Wico inserisce sul sistema operativo a livello di applicazioni, ed è questa sorta di file manager che avevamo già visto anche su qualche altro modello negli scorsi anni di Wico, che vi dà la possibilità di proteggere i vostri dati sensibili. Ad esempio, con la gestione dell'impronta digitale potete rendere non visibili alcuni file, ad esempio delle fotografie, ma anche dei file che contengano delle informazioni riservate o da qualche ficcanaso, da qualcuno che si appropria indebitamente del vostro smartphone. C'è questa applicazione che si chiama Blocka Files, che funziona davvero molto bene ed è semplicissima da utilizzare. Vediamo di eseguire anche i nostri consueti test sullo smartphone. Partiamo dalla parte telefonica, chiamiamo il 133 e attiviamo il viva voce. Vediamo se ce la facciamo. Ripetiamo la chiamata. Ok, Point 3. Grazie alle reti 3 e Wind puoi utilizzare la tua 3 anche in roaming nazionale. come vi dicevo, la parte telefonica mi è particolarmente piaciuta. La ricezione è nella media, è normale, non ci sono problemi reali nella ricezione e trasmissione del segnale, ma mi è piaciuta moltissimo la parte acustica, soprattutto durante l'utilizzo telefonico. Sia la capsula che il viva voce hanno un suono piuttosto alto a livello di volume, ma mi è piaciuta la qualità, è molto calda, non ci sono interferenze metalliche, è davvero piacevole da utilizzare anche in queste circostanze. Vi ribadisco poi che c'è il sistema Dual SIM, che è semplicissimo da utilizzare. Apriamo il browser internet per vedere il funzionamento della navigazione. Ritorniamo sulla home page del nostro sito. C'è una discreta velocità nel ricaricare i contenuti e nel riformattare la pagina. La cosa peggiore che vi può capitare sono queste leggere scattosità nello scroll della pagina, ma niente, niente di più, si naviga in maniera assolutamente piacevole. Potete notare forse di tanto in tanto nell'utilizzo complessivo dello smartphone qualche leggero rallentamento. Mi è capitato un paio di volte, soprattutto quando si fa lo switch tra le fotocamere, di avere qualche esitazione prima che venga avviata la nuova funzione, ma nel complesso è uno smartphone che si lascia usare in maniera assolutamente, assolutamente piacevole. Andiamo a dedicarci allora a questa fotocamera. Come vi dicevo, una fotocamera con delle caratteristiche strutturali particolari, perché c'è questo doppio sensore da 13 megapixel che ha l'ambizione di migliorare in maniera esponenziale la qualità degli scatti. C'è però anche qualche ma, forse una piccola messa a punto da dover fare sulla fotocamera e anche da parte di chi la usa, la comprensione di come va utilizzata questa fotocamera. Poi magari decideremo se è giusto o no. Perché dico questo? Quando abbiamo estratto lo smartphone dalla scatola, abbiamo trovato attiva questa opzione che si chiama fotocamera doppia. Che cosa fa questa funzione? Utilizza entrambe le fotocamere durante lo scatto. Lo scopo è quello di utilizzare il sensore in bianco e nero per andare a scovare i dettagli più fini, perché a parità di tempo un sensore in bianco e nero privo di filtro acquisisce una maggior quantità di luce e quindi di dati utilizzabili per migliorare la leggibilità delle parti scure, dei dettagli. La parte a colore viene ricompilata ovviamente con il sensore a colore. Questa cosa però non viene gestita con grandissima velocità da questo smartphone. Facciamo qualche prova assieme. Guardate quanto tempo ci sta mettendo a scrivere
questo file. In realtà non è solo un problema di scrittura, sono state unite le due fotografie, quindi lo smartphone ci mette qualche secondo a unire le due immagini. Il risultato in questo caso è piuttosto buono. Perché? Perché stiamo lavorando sotto una fonte di luce molto importante, quindi non ci sono problemi nella velocità di scatto. La cosa cambia invece se utilizziamo delle condizioni ambientali più complicate. Riconoscete, aprendo la galleria, le fotografie scattate con la doppia fotocamera dalla presenza di questo doppio, chiamiamolo doppio pallino. Ecco, questa è un'immagine scattata, non ricordo se ieri o l'altro ieri, proprio per prova, sempre dello stesso oggetto colorato. Sì, è lui, perché ne ho più di uno. Ecco, in questo caso, vedete, ho voluto fare i dispetti proprio allo smartphone con condizioni ambientali particolarmente difficili. E qui si nota una leggera imprecisione, perché è come se l'oggetto non fosse perfettamente a fuoco, c'è una comparsa di disturbo abbastanza diffusa che rende l'immagine un po' meno leggibile. Ecco, io credo che l'utilizzo di questa funzione della fotocamera vada interpretato da parte dell'utente, ma sicuramente a necessità di una leggera messa a punto, magari via software da parte del produttore, perché bisogna assolutamente rimanere il più fermo possibile durante lo scatto, quindi bisogna dedicare qualche istante in più a fare la fotografia, non il classico inquadra scatta, bisogna rimanere proprio fermi per ottenere le massime prestazioni possibili, ma certamente c'è bisogno magari di una maggiore rapidità nella sincronizzazione dello scatto dei due sensori e della sovrapposizione delle immagini. Perché vi dico questo? Perché vi basterà rinunciare temporaneamente alla funzione doppio scatto e quello che otterrete è questo. Avete visto quanto ci ha messo a memorizzare il file? È stato istantaneo perché c'è proprio non c'è una fase di elaborazione dello scatto e quindi tutto quanto è più veloce e più semplice. Guardate, anche in questo caso c'è una resa buona di questo scatto e quindi l'immagine è ben utilizzabile, ben leggibile. La stessa situazione, scusate, mi sto andando un po' per le lunghe, ma questa fotocamera ha meritato un po' di maggior attenzione quando scattate in monocromatico. Visto che siamo in monocromatico, usiamo il giocattolino in bianco e nero. Questa è la foto eseguita col bianco e nero. Anche qui avete visto che se usate il sensore in bianco e nero la velocità di registrazione del file è molto più veloce e si ottengono dei risultati che sono anche molto piacevoli. Guardiamo qualche scatto in galleria e poi ritorniamo a guardare la fotocamera per ciò che riguarda le sue funzioni. Ecco, giusto ad esempio, a me piace molto anche dedicarmi un po' alla fotografia. Quella meno, diciamo meno semplice di investire qualche secondo nello scatto. Questa è un'immagine scattata in modalità manuale, cioè lavorando manualmente sui parametri. Questa invece con la modalità automatica. Guardate il valore ISO come è stato espanso, forse in maniera eccessiva, arrivando addirittura forse a creare un effetto di pellicola negativa da guardare. Questa invece è la stessa immagine scattata pochi secondi dopo, semplicemente regolando alcuni parametri. Immagine leggibile, molto più realistica. Come potete vedere, le qualità intrinseche del sensore ci sono, bisogna in alcune situazioni dedicargli qualche istante. Queste sono delle foto scattate all'aperto, basterà premere sull'anteprima e il telefono vi dice se è stata scattata con la lente doppia o con la lente normale. Questo è un bianco e nero, molto bene la resa nella modalità automatica quando c'è una condizione di luce perfetta. Mi è piaciuto tantissimo anche il risultato delle immagini in bianco e nero, c'è secondo me un valore artistico molto interessante da osservare. Vediamo qualche altra fotografia. Qui ci sono delle macro che direi vengono anche piuttosto bene. Qui un controluce. Ci sono anche questi effetti da poter utilizzare che regalano anche molto impatto alle immagini, questa sorta di cornice intorno alla fotografia. Qui sempre del bianco e nero. Cosa dire, la fotocamera secondo me va valutata in due aspetti, nel senso che se
Si può usare la modalità automatica con il singolo sensore e le foto sono piuttosto buone in tutte le circostanze. Quando si utilizza la doppia fotocamera, che è un po' l'elemento aggiunto di questo smartphone, bisogna prestare quel poco di più di attenzione e comunque c'è qualcosa di perfettibile. L'interfaccia, lo vedete, è molto semplice da utilizzare. Da qui potete attivare la modalità selfie perché viene invertita la fotocamera. Di qui c'è la modalità video. Qui ci sono le modalità, quelle che potete scegliere, la bellezza del volto, lo scatto professionale per gli scatti completamente manuali, ma anche il monocromo che abbiamo visto pochi istanti fa. Qui ci sono alcuni filtri creativi da poter utilizzare, la modalità di utilizzo del flash forzoso o con la scelta automatica, si può attivare l'HDR, da qui invece si entra in tutti i parametri vitali della fotocamera. Vi segnalo che se utilizzate la ratio 16 noni, la risoluzione scende a 10 megapixel. Direi che vanno anche molto bene i video, sono stabilizzati elettronicamente, ma sono molto fluidi, sono piacevolissimi da osservare. Cosa dire in definitiva di questo Wiko WIM? Uno smartphone che, come vi dicevo, ha delle ambizioni. Di fatto Wiko va a entrare in una fascia di mercato dalla quale di solito è stata un pochino lontana. Lo fa con uno smartphone che ha delle potenzialità di base notevoli, perché la scheda tecnica è una scheda tecnica affidabile, un processore che ha dato sempre degli ottimi riscontri, c'è tanta RAM, tanta memoria integrata, quindi il funzionamento complessivo è piuttosto interessante. C'è probabilmente un lavoro di messa a punto da fare in alcuni dettagli, forse c'è qualche piccolo difetto di gioventù che dei piccoli aggiornamenti software, secondo me, potrebbero certamente sistemare, soprattutto abbiamo visto per ciò che riguarda la gestione rapida della fotocamera. Nel complesso, però, è un smartphone piacevole utilizzare, che trovo anche molto bello dal punto di vista estetico, perché ha quel qualcosa in più, soprattutto nella zona del posteriore, che mi è piaciuto tantissimo. 399 euro, questo è il prezzo del nuovo Wiko WIM. Ci vediamo ai prossimi video. Un saluto da Ivan.